Para qué llamó el señor? Fue creo que tenés creo que tenés ayer. Van a putar, vai, ci sono persone, 5, siamo 5 persone, siamo a pigliare la pista. Ah, vado, non mi sei venuto, dai. Vieni, onde sei? Vabbè, sto partendo la casa, dove sei? Ah, io, diciamo che la sogno qua solo con te. Ah, mi sento che vediamo, che la casa. Tu c'è segno senza ora c'è la benzina tu non sei perché c'è tutto puoi bere per vera capito? Vabbè, a bere. Beh, ma la mia stessa invece ma che è a posto però però come l'ultima volta non mi resiste sì la l'ultima volta che è mio non ci siamo proprio tu calo non ti preoccupare vabbè no se è a San Beccio mi fai lo spiro vabbè. Vabbè, però come capisci? Perché dobbiamo fare dunque ogni di solito per famoso terra, capisci? Ma alla fine non andiamo a fare. Con oltre 150 uomini parte una maxi operazione antidroga della Polizia di Stato a Modica in provincia di Ragusa nei confronti di una presunta organizzazione responsabile di un traffico internazionale di stupefacenti. Sono 17 i destinatari di misure cautelari in carcere, tre dei quali al momento irreperibili, mentre per altri 17 sono scattate le perquisizioni. Il gruppo, secondo l'accusa, gestiva un vasto traffico di marijuana, eroina e cocaina. Durante l'operazione la squadra mobile di Ragusa ha sequestrato oltre 200 grammi di droga tra cocaina, eroina, hashish, marijuana e somme di denaro. Nel corso delle perquisizioni è stata trovata anche una pistola a tamburo. Secondo gli investigatori, componenti del clan formato da italiani, albanesi e tunisini avevano stretto un legame criminale per il controllo dello spaccio di droga proveniente dall'Albania. Tra gli arrestati ci sono anche sei donne, due italiane, due albanesi, una polacca e una marocchina. Una di loro aveva in casa dell'eroina, un'altra della marijuana.